essere più o meno di 5 fogli. Voi siete qua, lo prendete riguardo a tutte le aree dell'Ateneo, sono 3 giorni di incontri che noi facciamo, quest'anno abbiamo incontrato 3.000 persone, circa 3.000 studenti che sono interessati a visitare Cafoscari in previsione di iscriversi. Voi siete qua nell'area economica e siete nel luogo la storia più lunga di Cafoscari. Cafoscari, come saprete, o se non lo saprete, lo sapete in questo istante, è la più antica scuola di nata, come la più antica scuola di economia e commercio in Italia, seconda in Europa, è nata subito dopo l'unità d'Italia, nel 1868, come sulla spinta dei padri fondatori che ritenevano fondamentale affiancare all'università storica della Serenissima di Padova una scuola specifica per Venezia, per ridare a Venezia i fasti della Serenissima e riposizionarla nel contesto internazionale sul commercio e sulle lingue. Sono i due elementi fondanti iniziali della nostra università, che poi si è sviluppata nelle humanities, negli studi umanistici, nella storia dell'arte, nelle lettere, nella filosofia e nelle scienze, accompagnando lo sviluppo della terraferma e del chemical plant a Porto Marghera, e poi si è allargata la scienza ambientale e l'informatica. Qua San Giove è il luogo, il campus economico, e qui appunto è da qui che inizia la nostra storia. È una storia che si fa appunto tra 2 anni, celebrerà 150 anni, che è una storia di crescita. L'Ateneo che negli ultimi anni si è rinnovato profondamente e si continua a rinnovare e continua a intercettare un interesse crescente da parte di quelli che vi hanno preceduto. Le nostre iscrizioni sono dal 2009 ad oggi sono cresciute del 30%, l'ultimo anno del 15, in controtendenza rispetto alla media nazionale, che sapete negli ultimi anni ha visto una compressione della popolazione universitaria, docenti e studenti, significativa. Perché uno si può chiedere come mai a Cafoscari invece gli studenti vengono e sono soddisfatti, perché appunto perché almeno noi crediamo che sia questo il motivo. Quello che riusciamo ad offrire è una preparazione moderna che evolve molto, molto spesso in risposta all'evolvere dei bisogni, delle esigenze e ai cambiamenti della società moderna. Ogni anno rivediamo i corsi di studio, li ristudiamo ascoltando chi ci circonda qui localmente e i nostri numerosi partner sul network internazionale che abbiamo. La formazione cambia, sta cambiando come è cambiata l'università profondamente in questi anni. Siamo, a differenza di come venivamo descritti anni fa, come la famosa torre d'avorio, ormai l'università è una cosa completamente diversa. È un'università che ha capito l'importanza di mettersi in relazione con l'impresa, con il mondo imprenditoriale, con il tessuto sociale, con il tessuto istituzionale, e mettersi a disposizione in maniera completa per gli studenti. Noi forniamo il capitale umano, voi siete la risorsa più preziosa, non è retorica, è un fatto. Voi sarete la nuova classe dirigente, quindi quanto meglio noi sappiamo, siamo in grado di offrirvi opportunità per la vostra formazione, tanto meglio, tanto migliore sarà il futuro del paese o in generale della società. I nostri studenti negli anni sono estremamente graditi al contesto, lo dicono i dati di alma laurea, l'impiegabilità di tutti i nostri ambiti, nell'economia, nelle scienze, nelle lettere, nelle lingue, è sopra la media nazionale, e l'esperienza che gli studenti che diamo, le opportunità che l'esperienza che diamo agli studenti sono ampie e vaste. Abbiamo una rete di rapporti internazionali che conta 650 accordi, che vi permette di avere esperienze di stage, leadership o periodi di studio, Erasmus o all'interno di diplomi doppi e congiunti in 70 diversi paesi, in tutte le discipline, nelle lingue ma anche e soprattutto nell'economia. In economia, nel campus economico che poi verrà
descritto tutte le sue articolazioni, abbiamo avviato corsi in inglese per voi, per essere messi in un contesto che è già in grado di interloquire sul piano internazionale e per permettere ad altri studenti dall'estero di venire e mescolarsi con voi per un'esperienza di studio che quanto è più diversificata nella popolazione studentesca, quanto più le farà crescere sul piano umano ed è importante. Culturale, e anche questo è importante in un periodo in cui le diversità vanno capite, vanno vissute in prima persona, non c'è nulla di meglio che vivere nella diversità di civiltà, di pensiero e di etnia, fianco a fianco, lavorando e studiando, e vi permetterà per appunto di avere una crescita di pensiero e di professione, di skills, che noi crediamo che possa assicurare il meglio del vostro futuro. Ogni anno, come vi dicevo, cerchiamo di ampliare la nostra offerta, di rimodularla. Dall'anno scorso abbiamo due percorsi nuovi, uno in filosofia, studi in inglese, Philosophy, Economics, International Economic Studies, è un corso disegnato sul modello inglese, il famoso PPE, Politics, Philosophy and Economics, che abbiamo delineato a Ca' Foscari con un peso più diretto sugli studi internazionali e sulle lingue, ma con una componente economica importante, guarda i temi dell'economia globale per capirli e riuscire a interpretarli nel migliore dei modi. Abbiamo i corsi in Economics and Management, una filiera interamente in inglese, dal primo anno della triennale fino al quinto della magistrale. Quest'anno apriamo un corso in Economics, Markets and Finance, che si mette in parallelo con il precedente per darvi due ambiti di studio dell'economia, l'economia, la microeconomia, l'ambito aziendale e imprenditoriale e la macroeconomia con i mercati, con una interdipendenza tra le due aree che cresce ed è importante per farvi capire il contesto. Vi ho già detto del lavoro, delle prospettive di occupazione che i nostri corsi sono in grado di darvi, e lo testimoniano i dati, non ce lo inventiamo. Abbiamo una politica importante di sostegno al merito, quest'anno abbiamo rivisto la tassazione, i contributi studenteschi per ampliare la possibilità di accesso alle deduzioni per merito e per merito, quindi abbiamo ampie possibilità di fruire di questi contributi, purché dimostriate una performance degli studi adeguata. Abbiamo una ricerca che a Ca' Foscari su cui investiamo molto, con investimenti nostri e con investimenti che riusciamo a raccogliere dalla comunità europea su diversi ambiti. Quest'anno abbiamo avuto il primato in Italia per il secondo anno consecutivo nell'attrazione di queste figure di ricerca eccellente, giovani ricercatori, Marie Curie Fellows, un programma di finanziamento della comunità europea che premia giovani ricercatori che vedono un tema e scelgono un'istituzione dove svolgere questo loro tema di ricerca. Ca' Foscari ha avuto 7 nomi Marie Curie Fellows quest'anno, prima in Italia insieme al CNR, che è lo stesso che ripetendo il risultato lo scorso anno. Abbiamo una politica aggressiva quanto possibile di attrazione di persone, di docenti dall'estero, di nuovo perché la ricerca e l'università è un ambiente internazionale che non può rimanere confinato all'interno di alcun ambito specifico, ma deve aprirsi, e quindi per quanto possiamo abbiamo regolamenti flessibili per attrarre persone dall'estero, non perché siamo necessariamente più bravi, ma perché è necessario uno scambio. Il movimento dei ragazzi e dei docenti è importante per dare all'università quella modalità, quella capacità di essere col passo con i tempi e di affrontare i temi della loro complessità, della loro ampiezza. Abbiamo fatto 10 chiamate dirette lo scorso anno e se i procedimenti si concluderanno correttamente, alla fine di quest'anno avremo on board questi 5 ERC grantees, questi sono di nuovo ricercatori molto bravi che hanno recepito grants dalla comunità europea di altissimo livello. L'offerta in inglese ve l'ho già detta, è un'offerta ampia, 12 corsi in doppia lingua, in italiano e in inglese, e
tre corsi sono totalmente in inglese, due sono in questo campus. Degli stage vi ho detto, l'anno scorso abbiamo istituito una scuola che abbiamo chiamato School for International Education, che ha lo scopo di aggiungere elementi di formazione transdisciplinare e interdisciplinare, con diploma supplements che potrete acquisire e che descriveranno le specificità della vostra formazione al di là della formazione curricolare. E questi diploma supplements sono popolati da corsi speciali che potrete, a cui potete accedere, corsi speciali che potete vivere direttamente, in cui diciamo, potete fare esperienza direttamente con le imprese, con le istituzioni, con le realtà, il contesto, il tessuto sociale a cui i vostri corsi naturalmente si rivolgono. Possono essere istituzioni culturali per i corsi di tipo umanistico, possono essere gli imprenditori o possono essere le istituzioni finanziarie per i corsi di area economica, con corsi che quindi si svolgono con modalità diverse, li abbiamo chiamati Active Learning Labs, laboratori di didattica di formazione attiva, in cui vi verrà richiesto di studiare un po', di subire o assistere a lezioni frontali, ma poi per un breve parte del corso, ma poi di sperimentare direttamente sul campo, su problemi reali, quello che vi è stato insegnato, in raccordo e diretto contatto con imprenditori, funzionari delle istituzioni con cui vi rapportate. Ho quasi finito, sono la quinta pagina, la vita cafoscalina a Venezia. Quanti di voi sono vengono da qua vicino? Penso quasi tutti, parecchi. Quanti vivono a Venezia? Pochi. Beh, Venezia è un posto, io non sono come tanti di noi, sono un foresto, come si dice qua, però vivo a Venezia. Venezia è una città davvero interessante, è bello viverci. Io spero che sceglierete Ca' Foscari e sceglierete di vivere a Venezia, perché l'università va vissuta non solamente durante le ore di lezione, che sono un elemento caratterizzante, ma un'esperienza completa anche di studio e anche recitare con i vostri colleghi, con i vostri compagni, fare amicizie e vivere l'università anche al di là appunto dello studio. E in questo cerchiamo di dare il nostro contributo per quanto che cresce negli anni, per quanto è possibile. Abbiamo un'attività sportiva molto intensa che promuoviamo anno dopo anno. Un sacco dei nostri studenti hanno imparato come è bello vogare, perché abbiamo una scuola di voga e organizziamo campionati, organizziamo manifestazioni, sono elementi importanti, credo, su cui continuiamo a investire. Abbiamo una rete importante di rapporti con gli enti culturali della città per mettervi in condizione di vedere i musei, vivere la vita culturale della città con corsi preferenziali e prezzi scontati. Abbiamo attività che facciamo in proprio col teatro. Non è necessario essere attori, ma si può partecipare all'attività teatrale in tanti modi, con un po' di creatività, partecipando a produrle, a definire un budget, a capire come si fa il management, come si fa il marketing, eccetera, eccetera. Oggi, questa sera, chiudiamo lo Short Film Festival, alla sua sesta edizione. È un'attività che è totalmente guidata da una docente, ma è totalmente svolta da un gruppo di studenti che definisce il programma, lo budgetizza, ne fa la pubblicità e lo assiste in tutte le sue funzioni. È un festival internazionale di film short che raccoglie quest'anno film da 30 registi, giovani registi da 26 paesi, e sta diventando una realtà, un appuntamento internazionale ormai di grande rilevanza. Le associazioni studentesche, abbiamo anche qua, siamo direi abbastanza decisamente generosi con le associazioni, le mettiamo con finanziamenti per attivare tutta la nostra progettualità. Avendo spazi che non so se avete visto, ma se vedrete non perdete, perché abbiamo appena finiti di restaurare lo scorso ottobre, fatto che il giro del giardino è solo un esempio di che cosa siamo riusciti a fare in questi anni. Abbiamo spazi meravigliosi nelle Zattere, abbiamo biblioteche moderne, stanno aperte tutto il tempo che serve, fino a mezzanotte. Quindi insomma, 5 pagine per dirvi perché è Ca' Foscari. Spero di aver dato un contributo, e last but not least, studiare a Ca' Foscari vi porta a diventare
esempi eclatanti, passo a dire la parola ai nostri testimoni per il loro contributo. Grazie. Solamente per ringraziare la Francesca Rocca, che è la delegata all'orientamento, e tutti coloro che dello staff che hanno organizzato questa giornata. Sono giornate molto faticose da preparare, molto ben organizzate, quindi grazie davvero per il lavoro. Perché abbiamo pensato a questo appuntamento? Sempre più di frequente anche in occasione degli Open Day, in tutte le occasioni in cui incontriamo studenti delle scuole superiori che pensano al futuro universitario, ci viene chiesto: beh, che cosa farò dopo? Mi servirà questa formazione universitaria? In che modo la potrò valorizzare poi nel mio percorso professionale? Allora abbiamo coinvolto e si sono lasciati molto generosamente coinvolgere dei nostri alunni che lavorano con soddisfazione, con risultati, con merito nel mondo del lavoro e che quindi metteranno a vostra disposizione la loro competenza, le loro esperienze e vi faranno sentire dal vivo perché studiare a Ca' Foscari poi rappresenta un valore aggiunto. Prima di lasciare loro la parola, però è doveroso che io ringrazi chi ha messo il proprio tempo e la propria passione al servizio dell'Open Day. Intanto voglio ringraziare il Rettore che ci ha fatto l'onore di essere presente qui, è la prima volta che abbiamo un Rettore all'Open Day e questo è indice della sensibilità delle nostre istituzioni per gli studenti giovani, per la didattica e la ricerca che sono due mondi strettamente correlati. Voglio ringraziare i direttori di dipartimento che un sabato di sole sono presenti qui con voi e i referenti dell'orientamento che si spendono mese dopo mese per tutte queste attività. E poi tutto il personale, gli studenti che hanno messo a disposizione le loro ore, i nostri studenti da Foscarini e le associazioni degli studenti che con entusiasmo mi accompagnano in queste giornate. E poi per chiudere ringrazio moltissimo il nostro moderatore Federico Rossi, che è un esperto di comunicazione che lavora per Confindustria Padova, insomma non sto qui a divulgare sul suo lunghissimo curriculum, e i nostri ospiti che veramente ci fanno l'onore di essere qui oggi. Grazie a tutti voi. Siete tantissimi, francamente, di sabato mattina alle 10, cioè il risultato non è differente, perché quando studiavo io alle 10 della mattina di sabato mi sa che era ancora sotto le coperte, quindi non è, è comunque un segno dei tempi che cambiano. Velocemente, cioè, noi marcatari ci piacciono molto i termini militari, cioè, quindi due cose veloci sulle regole di ingaggio di questa mezz'ora. Abbiamo tre ospiti molto importanti che ci danno il loro contributo su perché Ca' Foscari, ma soprattutto poi cercheremo anche, scusiamo di girare un po' perché mi sento un po' distante, ma soprattutto poi questa qui è un'ala di esame, cioè, quindi quando sarete qui sarete voi a rispondere a dei docenti. Oggi invece giriamo i ruoli, sarete voi che potrete fare delle domande, quindi approfittate perché non capita così spesso di poter girare i ruoli. Cercheremo quindi con l'aiuto dei nostri relatori di capire perché Ca' Foscari, e io arrivando qua già una prima risposta me la sono data, perché francamente altre università con delle aule così belle e con un panorama così unico, francamente penso che al mondo non ce ne siano, quindi già questo è un perché che ce lo prendiamo e ce lo mettiamo lì. Vi presento velocemente i tre relatori in rigoroso ordine alfabetico, quindi come nell'appello d'esame andiamo in ordine, e inizio dal professore Michele Godrin. Cioè, quando dall'orientamento mi è arrivata qualche settimana fa un'email con i
scritti dai relatori, per così dire, non c'erano PDF, c'erano link. Se ho aperto, non mi si aperta la pagina di Wikipedia, quindi francamente ho avuto una certa difficoltà a fare una sintesi. Nato a Padova, laureato in economia e commercio, ovviamente qui a Ca' Foscari, nell'anno che, cioè per chi ormai ha superato i 40, resterà sempre l'anno dei mondiali, quindi 1982, quindi l'anno dei mondiali di Spagna. Nell'87 prosegue il PhD all'Università di Rochester, ha lavorato all'Università di Chicago, all'UCLA, all'Università Carlo III Madrid, all'Università del Minnesota, Facoltà di Economia della Washington University. Dal 2011 editorialista economico del Fatto Quotidiano, fattore di fare per farmare il tecnico. Quindi mi fermo qui perché cioè sarebbe, cioè, la pagina scorreva per avanti. Laureato in marketing e comunicazione presso l'Università Ca' Foscari, inizia il suo percorso in Safilo nell'area marketing e commerciale, poi approda in Levis per seguire praticamente tutta l'area retail dei factory e dei factory outlet. Gianluca Renato invece è laureato in economia e commercio sempre per Ca' Foscari, quindi abbiamo tre Ca' Foscarini doc. Nel 2001 responsabile della formazione per un'importante azienda di prodotti biologici e Ecolatura SI, imprenditore nel mondo del retail, consulente per lo sviluppo sostenibili, quindi una personalità molto, molto poliedrica e molto diversificata nell'ambito economico. Due giri veloci, ci diamo circa 3 minuti di tempo perché purtroppo verso le 11:10 dobbiamo chiudere, perché sono dopo hanno altre 200 attività perché il programma è molto folto. Partiamo dalla considerazione, cioè, alcuni studi hanno evidenziato che le 10 professioni per richieste nel 2015 non esistevano nel 2005, cioè, quindi ci troviamo in una società, come dice Bauman, liquida, in completo e continuo cambiamento, e quindi è interessante sentire la vostra voce non solo perché Ca' Foscari, ma come una formazione anche universitaria, cioè, può contribuire a far crescere quel mix di talento, competenze tecniche, competenze trasversali, passione, cioè quel mix di aspetti che serviranno poi ai ragazzi per effettivamente intraprendere un percorso di carriera. Partirei da Nicolò Casalini, quindi invertiamo, andiamo da sinistra verso destra. Parti in Safilo, arrivi in Levis, quindi due brand importanti. 3 minuti per raccontarci la tua esperienza all'interno di queste aziende e qual è il segreto per riuscire a lavorare all'interno di questi grandi brand multinazionali. Allora, sicuramente il primo punto importante è che ho cominciato in Safilo con uno stage curricolare alla fine della laurea magistrale. Quindi sicuramente il fatto di sfruttare le opportunità e le connessioni di un'università con le aziende è un aspetto importantissimo. Per cui una volta che sarete dentro l'università cercate sicuramente di sfruttare questa opportunità, di metterla in discussione e di voler cominciare fin da subito già entrare in contatto con il mondo delle aziende. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è appunto la necessità di voler sempre mettersi in discussione, quindi non avere mai paura di imparare, voler sempre capire e conoscere sempre di più e accettare le sfide, perché comunque se volete crescere e fare un percorso di successo dovete accettare delle sfide, metterle in gioco e non avere paura. Entrare in aziende importanti e abbastanza grandi penso sia importante per i giovani, per strutturare le proprie capacità, per misurarsi con quello che si è appreso sui banchi di scuola. Studiare sui libri è, diciamo, più semplice che poi mettere in pratica quello che si studia nel mondo del lavoro. Quindi, una volta studiato e appreso nozioni importanti dell'università, con dei consigli di professori, dagli incontri che durante i corsi universitari si fanno, l'importante è appunto poi mettersi in gioco, cercare di entrare il prima possibile in contatto con le aziende e misurarsi, confrontarsi. Per lavorare all'interno di grosse realtà è sicuramente importante avere uno spirito imprenditoriale, quindi cercare di portare valore aggiunto, cercare di portare sempre le proprie idee avanti, mettersi in gioco ed essere curiosi, non avere paura di misurarsi molto spesso anche con capi e responsabili che sono comunque in un qualche modo
già arrivati che hanno molta esperienza, quindi il consiglio che posso dare è cercate di trarre dall'università più spunti possibili e l'approccio anche alla curiosità, quindi essere sempre curiosi, voler imparare e, come dicevo anche prima, continuare sempre a mettersi in gioco portando le proprie esperienze, le proprie idee a disposizione delle aziende. Sostanzialmente questo. Grazie. Gianluca Danati. Allora, vedo responsabile della formazione, quindi qui diciamo che i suggerimenti poi possono spaziare sicuramente a 360 gradi. Lavori molto anche con aziende venete con ruolo di consulente, cioè, quindi oltre a raccontarci velocemente un po' la tua esperienza e proprio nell'ottica di formatore dare qualche suggerimento ai ragazzi, perché differenza c'è tra lavorare in una piccola media azienda veneta, quindi tipica del nostro tessuto locale, rispetto a quello che può essere un marchio multinazionale, che quello dove lavorare, con il quale si confronta ogni giorno di corpo. Sì, buongiorno a tutti intanto. Vorrei affrontare questa domanda al contrario, quindi partire da questa fase nella quale molti di voi che siete in aula vi trovate in questo momento, una fase particolare della vita, per poi capire qual è una capacità, una competenza che osservo molto spesso nel mondo del lavoro e con la quale mi ritrovo quotidianamente a confrontarmi. Io ricordo molto bene il periodo appunto del passaggio dalle scuole superiori all'università, perché per me è stato un momento molto bello nel quale mi sono finalmente trovato da una prospettiva nella quale ogni mattina il calendario delle lezioni era imposto e in qualche modo vivevo in maniera, diciamo, quasi, permettetemi l'estremizzazione, in maniera quasi passiva, cioè con delle regole già dettate, l'organizzazione della vita e dello studio nelle scuole superiori, ad una fase invece nella quale, che è appunto la fase bellissima che vi troverete ad affrontare, che è quella dell'università, nella quale tutto è demandato a voi stessi, per cui siete voi che dovete scegliere se frequentare o non frequentare, che lezioni frequentare, avete delle scadenze, degli appelli per fare gli esami che vi impongono di organizzarvi e se vi organizzate male dovete poi andare a un appello successivo, eccetera, eccetera. Per cui la prima, la chiamerei quasi la madre di tutte le competenze, che vi consiglierei proprio di cominciare a sviluppare ogni giorno nella vostra vita per affrontare con successo l'università, è proprio la chiamerei la gestione del cambiamento, cioè dovete veramente memorizzarvi, perché qui c'è secondo me un inganno della mente, perché noi tutti pensiamo che il cambiamento nasce dai pensieri e quindi ogni giorno ci arrivano dei pensieri bellissimi, per esempio a voi sicuramente in questa fase della vita state già pensando cosa volete essere da grandi e quindi immaginate chissà quali professioni anche il futuro presidente per esempio degli Stati Uniti d'America. E direi che la differenza fondamentale poi tra chi arriva ad essere nella professione che ha sempre sognato e chi invece poi nella vita accantona nel cassetto il suo sogno è proprio la capacità di gestire il cambiamento, cioè ricordarsi ogni giorno che il cambiamento non nasce dai pensieri, perché se resta pensiero non è cambiamento, il cambiamento nasce dalle azioni pratiche, quindi ogni giorno pensare cosa posso fare oggi nella direzione di quel sogno. Io credo che questa sia la competenza madre di tutte e arrivando alla mia esperienza e quello che io noto come differenze nelle grandi aziende rispetto alle piccole, noto proprio questo, se vogliamo raccontarne questa chiave di lettura, cioè normalmente le aziende grandi sono molto più professionali e orientate a gestire il cambiamento e banalmente questo non so, si può osservare per esempio nelle riunioni dove a fine riunione ci si lascia sempre nelle aziende mediamente strutturate nel dirsi chi fa che cosa. Le piccole aziende invece dove mi ritrovo a fare consulenza sono piene di imprenditori che purtroppo non hanno sviluppato questa capacità quando erano ragazzi.
ragazzini quando erano nella vostra fase, e quindi io parlo con loro, sono pieni di pensieri, dicono ah sì, il personale dovrebbe essere gestito così così così, io dovrei aprirmi in questi mercati internazionali così così così, e poi le cose non accadono. E hanno dei pensieri anche bellissimi, ma non li, purtroppo non avendo imparato questa capacità fondamentale di gestire il cambiamento con piccole azioni pratiche ogni giorno, purtroppo poi non realizzano veramente il cambiamento. Questa secondo me è la prima capacità chiave. Grazie. Quindi gestione del cambiamento e mettersi in gioco praticamente ogni giorno, quindi l'università in questo può essere comunque un buon strumento di vita. Michele Botrina, abbiamo fatto una sintesi del curriculum e tutto quanto internazionale. Ormai diciamo che comunque un percorso di studi deve necessariamente avere un respiro internazionale, e probabilmente Venezia già di suo, nella sua storia millenaria, è esempio e è portatrice di DNA. Quindi alla luce di questa esperienza internazionale, che tipo di percorso, che tipo di competenze, che tipo di supporto può dare agli studenti di un'università come la Fosca, che proprio riuscire ad aprirsi al mondo e non restare chiusi, diciamo, al tessuto delle PMI venete, che come ha detto Gianluca rappresenta ancora degli ampi margini di miglioramento e di sviluppo. Beh, quello potrebbe essere già un grande sogno. Uno studente che studia a Ca' Foscari che abbia qualche radice o qualche contatto nel Veneto, cambiare 15 PMI e farle renderle grandi e capaci di adattarsi al cambio, ma al di là della semibattuta, perché è solo una semibattuta. L'esperienza mia è un po' di nicchia, per cui posso anche parlare, voglio dire, è improbabile che sia quella maggioranza delle persone che dei giovani che vanno avanti aspirano o sono interessati. Però posso pensare a alcune cose che ho imparato, sia i tempi, la Ca' Foscari mi viene sul più vecchio di tutti, come avete notato. Ho qui la direttrice del dipartimento, è riuscita a essere studentessa mia in un corso che ho fatto al ruolo, che avevo già, ero già professore, e quindi vabbè. Quindi la Ca' Foscari mia è molto diversa dalla Ca' Foscari vostra, nel bene e nel male, cose diverse, infatti non era qua, la Ca' Foscari mia era Ca' Foscari, non era San Giove. Però vorrei lasciarmi parlare delle cose che ha detto Gianluca, che capisco bene e vorrei interpretare dal punto di vista mio. L'università, specialmente quella italiana, tende a far fare un grande salto, che infatti per molti è traumatico, è quello di passare da una situazione del liceo, di un superiore in cui è tutto controllato, a una situazione in cui, adesso un po' meno, ai tempi nostri poi era molto di più, no? Qui più fece di whatever you like. Fare proprio quello che vuoi e sei abbandonato a te stesso all'improvviso, da luglio che fai la maturità, al tempo era che si cominciava novembre, no? Perché adesso si comincia grazie a Dio un po' prima, c'era lo spogliato, se poi ti ritrovavi che erano affari tuoi, dovevi decidere che corsi prendere, cioè i binari che l'università ti offriva erano piccolissimi, adesso grazie a Dio, io credo che sia favorevole, sia bene, è più strutturato, ci sono più paletti, più blocchi, più cose che bisogna fare, che mi sembra assolutamente adeguato. Perché? Perché ci sono dei